Ciao a tutti, sono di nuovo Mazzetes ed eccoci ritornati nella serie che ci accompagna qua con Mindtest. Allora, l'ultima volta avevamo iniziato a costruire in pratica questa piccola casetta, ma abbiamo finito ben presto la cobblestone e quindi direi che come prima cosa oggi ci conviene andare a minare. Facciamo magari un salto a vedere se per caso è cresciuto qualcosa, ma credo che... Sì, qualcosa è cresciuto, qualcosa è cresciuto. Cos'è che è cresciuto? Ma niente di interessante. Dei pomodori. Sentite, guardiamo la prossima volta questa roba qua che è cresciuta. Etifete, tanfete. Bla bla bla. Comunque, allora andiamo qua sotto. Magari abbiamo delle torce. Abbiamo... Ok, sì, abbiamo quello che ci serve. Scendiamo un pochettino, anche perché poi dovremmo scendere abbastanza per trovare qualcosa di più interessante. Non mi ricordavo qua. Comunque, in questo periodo, che per me è quasi periodo esami, dovrei avere un po' più di tempo per registrare. Quindi spero di poter registrare più regolarmente e soprattutto di caricare regolarmente i video, visto che mi si è rotto il piccone, caricherò i video molto più regolarmente. Vabbè, a parte gli scherzi, e a parte un po' di lag, ho troppe finestre aperte, dovrò ricordarmelo per la prossima volta. Caricherò dei video più regolarmente e c'è anche una mezza idea di fare una serie in multiplayer prossimamente, però non vi dico ancora niente perché è ancora tutto molto in sospeso. È un'idea così che c'è stata, ma vabbè, intanto in questi giorni mi sono sgranchito con un po' di Minecraft ed era un po' che non giocavo più qua a Mindtest, ma devo dire che è sempre un piacere ritornare a Mindtest perché con la sua semplicità è proprio molto bello, proprio molto bello. Tra l'altro, sono poi curioso di vedere quando uscirà la versione definitiva 0.4.7 per sperimentare proprio tutti i cambiamenti insieme, diciamo. Però qua sto raccogliendo un sacco di minerali, ma a noi serviva la cobblestone, no? Eravamo scesi appunto per quello, quindi prendiamo un po' di cobblestone, tipo uno stacchetto, un piccolo stack. Poi avremo bisogno assolutamente dei diamanti, perché così facendo potremo poi fornirci di tipo infinita sand, infinita sabbia per poterla utilizzare per fare il vetro, no? Per abbellire tutta la nostra casa. Qua sto spaccando rocce senza vedere neanche che cosa c'è qua, ma vabbè, non importa. Questa la lasciamo, ricordatemi per esempio, se per caso me ne dovessi dimenticare. Sempre se c'è qualcuno che guarda questo video, no? Io spero di sì, che ci sia qualcuno che guardi questo video. Comunque dicevo, ricordatemi che devo finire di esplorare questa piccola caverna, diciamo. Devo dire che rimango un po' sorpreso da come si salta con Mindtest, perché con Minecraft è proprio tutta un'altra storia. Oh, sta proprio laggando un po', eh. Sta proprio laggando un po', questo non mi piace, non ci piace, non vi piace, non piace a nessuno, insomma. Quindi credo
Caro Mindtest, caro computer, visto che sei abbastanza nuovo, non lagare. Ecco, facciamo una petizione e ti chiediamo di non lagare. Comunque, ho riguardato il video di No, comunque, ho rivisto alcuni dei video che ho caricato tempo fa, non ho neanche una pala, immagino. Infatti, ma non ho neanche del legno. Quasi. Facciamo che fare una pala? Una pala di ferro? Sì, dai. Facciamo una pala di ferro là. Zappa, potevamo anche lasciarla a casa. E dicevo, ho guardato alcuni dei vecchi video che ho caricato e mi sono reso conto che l'audio davvero fa un po' pena. Allora ho detto, perché non ci compriamo un headset o comunque un microfono esterno in modo da poter fornire dei video con una qualità migliore? E poi ho anche detto, quanti iscritti ho? Zero. E allora direi che per ora non lo compro, però facciamo questa promessa qua tra me e voi. Se per caso dovessi raggiungere un giorno i 50 punto interrogativo iscritti, allora mi compro un bel qualcosina di più professionale, non certo vabbè un microfono professionale tipo un Blue Yeti o balle varie, roba da centinaia di euro. Ma anche perché non ci guadagno niente da YouTube, ma magari una qualcosina da una ventina, trentina di euro si può fare comunque senza troppi problemi. Mettiamo un'altra torcettina qua e guardiamo a che livello siamo arrivati. Siamo a meno 57, che è ancora tipo altissimo. Su Minecraft sarebbe già praticamente il livello della Bedrock, il meno 90, meno 50. Cosa è che ho detto? Meno 59. Sarebbe tipo a livello della Bedrock quasi. Invece qua è tipo niente. Cioè i diamanti sono a livello meno 450 tipo. Ma qual è il Mithril? Mi pare che siano a meno 400 i diamanti. Tipo. Dico comunque i diamanti quelli della Technic. E quindi è tipo niente, meno 59. Ma credo che tutto il resto lo scaverò poi dopo off camera. Magari registrerò quando arrivo giù sotto i diamanti, insomma, per non farvi perdere tempo. Poi qua su Mindtest non ci sono le enormissime caverne che ci sono su Minecraft, per cui la maggior parte delle volte non hai bisogno di scavare così tunnel e gallerie. Però devo dire che c'è una galleria qua sotto e questo non mi piace perché devo di nuovo scendere giù. Ma è enorme qua. Si parlava proprio che, oh mannaggia, oh na miseria, qua c'è della lava. E la lava non fa mai piacere a nessuno, diciamo. Quindi diciamo che possiamo anche tornarcene a casetta. Dov'è che era? Ok. E anche questa ce la segniamo per esplorarla in un secondo, se non terzo momento. Ops, mi sono bloccato dentro un blocco. Comunque, aspettate solo un attimo che devo vedere. Boh, credo che sia passato abbastanza tempo. Non so da quanto sto registrando, ma credo tipo un po' troppo. Tipo tantissimo, tipo infinito tempo, tipo mille mila minuti e quindi ci metterò un'infinità a caricare tutto. E quindi scaverò off camera ancora un po' per il prossimo video. E quindi. E quindi. E quindi.
Cosa? Oh, No, mi sono buggato in un blocco. Dove sono finito ora? Ok. Ha laggato un po'. Vabbè, questo vuol dire proprio mazzetesi. Insomma, chiudiamo questo video. E quindi io direi a tutti voi, carissimi, che avete visto questi video, mieti trebbia. Se si blocca, si blocca. Mieti trebbia.